Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a fare un tutorial su Binance, ma prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Oggi Chris vi guiderà passo dopo passo, ovviamente vi spiegherà soprattutto come utilizzare Binance, come andare ad acquistare cripto, come metterle in staking e ovviamente tutte le sue funzioni. Questa è l'home page, ok? Qui comunque ci escono le varie cripto, come sono l'andamento, Bitcoin, Ethereum, BNB e via dicendo. Se scendiamo sotto ci sono i prezzi, i vari prezzi, vediamo Bitcoin 19.000, Ethereum 1.300 e via dicendo, poi ovviamente con i nuovi token appena usciti. Possiamo anche e soprattutto scaricare l'applicazione da smartphone, sia iOS che Android, c'è Google Pay, Mac, Windows, Linux e via dicendo. Mentre in questo caso noi su questa schermata, ok, possiamo andare a cliccare su Exchange. Questo sarebbe l'exchange. Possiamo andare a fare trading, ok? Quindi in questo caso per coloro, per gli amanti del trading, questa è la opzione perfetta. C'è il trading spot, quindi qui possiamo andare a fare con lo spot, con cross 3x e il 10x, al limite possiamo inserire comunque qui quanto vogliamo andare a investire, vendere, possiamo mettere take profit, stop loss, via dicendo, quindi veramente niente, niente male. Poi, mentre per quanto riguarda, c'è una funzione che è veramente interessante ed è quella dei launchpad. Qui praticamente vanno a fare, ok, dei launch pool, in questo caso boost pool, con gli interessi. Ovviamente possiamo andare a guadagnare una determinata cripto. Ad esempio c'è stata quella Galaxy, ok? C'è stata l'anno scorso, sì, nel 2022, e ovviamente in questo caso possiamo andare a guadagnare passivamente mettendo soprattutto in staking determinate cripto. Magari appena ci sarà una possibilità, ok, un launch pool, molto probabilmente lo farò. Nuova possibilità, quindi nuova opportunità di guadagno. Ok, qui ci sono dei corsi dove noi possiamo andare a rispondere, ok, dei quiz. Quindi, in questo caso, noi se andiamo a rispondere correttamente in tutte, possiamo andare a guadagnare questi token in WU, Total Staking Rewards, oppure What is Lido, andiamo a guadagnare 0.3 LDO. Quindi veramente niente male. Nuova, ripeto, funzione uscita ultimamente su Binance, veramente carina. E ovviamente possiamo andare a guadagnare senza fare nulla. Poi ci sono ulteriori funzioni come Trust Wallet, Yapay, Labs, Charity, Link, ma a noi ora non interessa, andiamo più che altro a vedere il mercato. Ok, qui possiamo andare a vedere più che altro come sono, diciamo, messe con il loro price. Andiamo Bitcoin, ok, vediamo comunque nelle ultime 4 ore, nell'ultima ora, nelle ultime 24, possiamo cambiare il volume, la capitalizzazione, quindi veramente carino questa funzione. Sarebbe un coin market cap integrato ovviamente a Binance. Possiamo andare a comprare delle criptovalute, infatti qui soprattutto con il deposito fiat possiamo andare a inserire euro oppure dollaro, dipende voi quale sia più che altro la vostra valuta. Poi possiamo comunque trasferirlo con conto bancario, ok, quindi bank transfer, oppure con la carta, che ovviamente la transazione è di 1.8%. E ovviamente per quanto riguarda la banca, quindi bonifico sarebbe da 1 a 3 giorni. Ripeto, qui qualora vogliamo andare a comprare soprattutto le cripto, qui possiamo andare a richiedere, ok? C'è questa funzione dove possiamo andare a richiedere anche la Binance Card, quindi veramente niente male. Ripeto,
Ovviamente in questo caso dovete comunque andare a comprare euro, bitcoin oppure vendere e via dicendo, e ovviamente i vostri fondi saranno ricaricati. Vi faccio l'esempio: io qui ho 250 Boost, ok, diventano 150 euro. Quindi ripeto, tutto veramente easy. Poi c'è anche su Trade Binance Convert, in questo caso noi possiamo andare a scambiare i nostri 250 Boost in Bitcoin, ok? Quindi ovviamente in questo caso noi qui inseriamo 250 e ovviamente qui ci fa vedere, ok, che sono un centesimo di Bitcoin. Ovviamente in questo caso possiamo decidere se farlo o meno, via dicendo. Ripeto, c'è anche e soprattutto qui la strategia di trading, ma qui è un, diciamo, magari lo farò nel video un pochettino più pro, ok, perché è un pochettino complicato da spiegare e ovviamente magari gli investitori che comunque sono interessati, ovviamente in futuro, siano tranquilli che porterò anche il pro tutorial di Binance. Poi ci sono i derivati, qui possiamo andare con i futures. Poi ovviamente con le opzioni, con il leverage token, battle e via dicendo. E qua c'è la modalità Binance Earn, che ho già parlato in un video, magari vi lascio il link in sovraimpressione, dove possiamo andare a guadagnare passivamente, quindi crearci la nostra entrata fissa, ok? Ripeto, questo qui è il miglior metodo passivo per quanto riguarda Binance e gli altri exchange. Quindi veramente carina come cosa. Poi per quanto riguarda Earn abbiamo sempre i Launchpad, DeFi Staking, BNB Vault, Binance Pool, Auto Invest, ok? Quindi ripeto, tutte robe dove posso andare a guadagnare, ripeto, sempre nella sezione Earn. E qui possiamo andare anche a fare, ok, richiedere la Binance Crypto Card. Io ancora non l'ho richiesta, ma in futuro la chiederò. Possiamo andare a guadagnare l'8% di cashback in BNB, quindi veramente niente male. Poi, ovviamente, per coloro che hanno un wallet bello, cripto, bello, sostanzioso, ovviamente utilizzando la carta Binance oppure dei vari exchange, ripeto, è la cosa migliore. Poi c'è anche e soprattutto la funzione NFT, possiamo andare a vedere il volume delle top collezioni negli ultimi 7 giorni. Ovviamente ci consigliano anche e soprattutto dei creator, i futures, ok? Quindi qua possiamo andare ad acquistare in Boost, ok? Quindi possiamo andare ad acquistare gli NFT in Boost, la valuta di BNB, ok? Detto questo, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere e noi ci vediamo domani con un prossimo video.